Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Dentro questa scatola c'è l'incisore laser attualmente più potente in commercio, almeno più potente che io abbia mai provato o che abbia visto appunto nei vari store online. Si tratta dell'Atomstack X30 Pro con 33 watt di potenza, 160 watt di potenza totale che voglio aprire davanti a voi perché per un prodotto di questo tipo, insomma ragazzi, merita anche un unboxing. Solitamente vi faccio vedere direttamente il prodotto già montato, ma faremo ovviamente delle prove di incisione, delle prove di taglio, ma vogliamo perdere il bello di vedere il contenuto della scatola, quindi aprire la confezione? Assolutamente no. E allora, una volta aperta la scatola, troveremo nella parte superiore questo pezzo in acciaio che serve per evitare di danneggiare le superfici sulle quali si lavora. Considerate che solitamente è meglio utilizzare pure un nido là per poter fare bene dei tagli, ma se non lo possedete, almeno una protezione in metallo come questa è obbligatoria, a meno che non vogliate fare solamente delle semplici incisioni, ma per i tagli è necessario. Troviamo anche un manuale di istruzioni scritto pure in italiano con tutte le immagini per poterlo montare, tutte le varie spiegazioni, anche come installarlo sul computer. Si può utilizzare Lightburn oppure Laser GRBL, e se vi interessa eventualmente qualche tutorial ogni tanto su Lightburn, fatemi sapere. Qualche consiglio, nulla di che, però è sempre utile sapere qualcosina che già conosco. Poi troviamo una guida rapida pure per l'air assist, perché viene venduto dotato anche di un sistema di air assist, e un piccolo manuale che serve pure per poter utilizzare l'applicazione, perché questo incisore si può utilizzare anche tramite lo smartphone, ma vedremo un po' tutto. Troviamo anche i profili, questa volta colore argentato con una tinitura satinata, sembra quasi glitterato, ma dalle inquadrature ravvicinate poi vedrete un po' tutto. Già montati i sensori di fine corsa, ovviamente tutti i cavetti. Questo è il cavo USB, questo è il cavo HDMI per poter collegare anche il display, perché oltre a poterlo utilizzare tramite l'applicazione, potremmo utilizzarlo senza computer mettendo preventivamente un file nella scheda e poi utilizzando il display touch. E con la grande qualità e la grande bellezza dei prodotti Atomstack, ragazzi, questo è il compressore. Guardate anche la cura nei dettagli, nella costruzione sembra quasi un prodotto della Apple. Bellissimo. Questi sono degli occhialini protettivi di colore verde. Diciamo che se non avete alternativa, ok, utilizzateli, ma vi lascerò dei link per comprare degli occhiali di buona qualità. Troviamo anche un po' di materiale per fare le prime prove, le cinghie per poterlo montare, un po' di ferramenta, tutte le viti, ma il montaggio è semplicissimo. Poi troviamo il castello che permette il movimento del modulo da 40 mm per 20 mm, movimenti come sempre su ruote eccentriche, in questo caso sono un po' strette. Verificate bene la tensione sia delle cinghie che delle ruote, perché se le ruote sono troppo strette i movimenti vengono un po' frenati, e se sono troppo lente invece ci sono movimenti indesiderati. Anche qua sensore di fine corsa già montato, e ancora più in basso i due profili, quello frontale e quello posteriore. Questo è il tubicino in silicone per far arrivare l'aria dal compressore fino al modulo, cavo di alimentazione con presasciugo, un pennellino che io in realtà non ho mai utilizzato. Questo invece è uno sdoppiatore che permette di alimentare con lo stesso alimentatore, che adesso vi farò vedere, ovviamente, sia il incisore laser che il compressore, perché possiamo pure decidere di non utilizzarlo, e nel caso in cui non dovessimo utilizzarlo possiamo alimentare direttamente dall'alimentatore oppure sdoppiare la linea con questo. E questo è l'alimentatore da 24 volt 6 A, in questo caso con un singolo jack. Come vi dicevo poco fa, possiamo decidere se utilizzare o meno lo sdoppiatore. Questo è il display touch, nella parte posteriore è pure magnetico, quindi si può appoggiare sia sul controller oppure, se abbiamo un cavo HDMI più lungo, possiamo posizionarlo dove ci viene più comodo, sia appoggiandolo che sfruttando la parte magnetica. E infatti questo è il controller con il fungo d'emergenza, e come vedete possiamo attaccarlo. Troviamo nello stesso scompartimento della confezione anche questo accessorio che serve a mettere a fuoco, e ora vi farò vedere pure come si fa. Un po' più in fondo, nascosti, troviamo anche i tre piedini. Ne troviamo solo tre, non perché ne abbiamo dimenticato uno, ma perché uno dei piedini è proprio il controller che vi ho fatto vedere poco fa. Abbiamo già le gommine antiscivolamento, quindi che danno un buon grip e quindi lo tengono ben saldo sulla superficie. E il ducis in fondo, lasciato appositamente per ultimo, troviamo il nostro modulo laser. Guardate che mostriciattolo, 33 watt di potenza, il più potente che io abbia mai provato, e come vi ho detto poco fa, forse anche il più potente in commercio. Va bene, sto fremendo per provarlo, quindi tolgo la confezione, montiamo il laser e proviamolo subito. E allora abbiamo quindi tutti i pezzi per montare la struttura pronti sul piano di lavoro. Abbiamo delle buste che contengono tutto il materiale contraddistinte da delle etichette, quindi step 1, step 2, eccetera. Iniziamo dallo step 1, dove troviamo delle viti che servono appunto a montare il tutto. Iniziate dalla
parte frontale dove troviamo queste due etichette, la scritta va verso dietro, si mettono prima le viti all'interno dei profili, da questa parte abbiamo dei fori, qua invece abbiamo solamente il foro della dimensione della vite. Serve a fare in modo che la testa della vite non sporca, quindi questo deve stare verso l'esterno della struttura. Dopodiché si avvita sfruttando questi fori presenti sul profilo. Potete utilizzare sia la chiave a brugola che viene data in dotazione, oppure potete utilizzare un avvitatore, ma dovete dosare per bene la frizione. Quando montate la struttura non stringete subito le viti al massimo, avvitatele ma lasciatele leggermente lente. In questo modo ho ancora la possibilità eventualmente di gestire e muovere la struttura, ma comunque è ben salda. E adesso montiamo il castello che si occuperà dei movimenti sia per quanto riguarda l'asse X che per quanto riguarda l'asse Y. Ricordatevi di montare prima questa parte, altrimenti se provate al contrario, essendoci il sensore di fine corsa, non potrete farlo scorrere. Ora montiamo la parte posteriore. Ok, adesso con la chiave a brugola serrerò le viti con la forza giusta in modo da non esagerare e comunque ho accelerato i tempi con l'avvitatore. Adesso, come vedete, il nostro incisore ha la struttura traballante perché non ha dei sostegni. Occupiamoci quindi di montare i piedini. Nella parte frontale, esattamente da questa parte, andrà il controller. Quindi montiamo i piedini negli altri tre angoli con le viti all'interno della busta contrassegnata dall'etichetta Step 2. La prima vite non l'ho stretta in modo da riuscire a montare anche l'altra nel modo corretto. Ok, ora posso stringere. E faccio la stessa cosa con le altre due. Abbiamo due viti corte e una vite più lunga. Quella più lunga serve per, quindi quella più esterna, perché abbiamo il profilo con questa sagomatura, quindi deve arrivare fino a qua in fondo. Le altre due invece vanno montate da questa parte e sono quelle più corte. Come avete visto, frizione impostata quasi al minimo per evitare di rovinare i filetti. Devo regolare la tensione delle ruote sul profilo. Per fare questo possiamo utilizzare o la chiave che viene data in dotazione. In questo caso io ne utilizzerò una che già possiedo, ma che proviene da un altro incisore laser, sempre della Atomstack. Potete utilizzare qualunque chiave del 10. Ok, in questo momento abbiamo la fluidità giusta, si muove senza spingere tutta la struttura e per vedere se le ruote hanno la tensione corretta, semplicemente deve muoversi senza essere frenato, ma non deve essere nemmeno libero, non deve avere movimenti laterali e come vedete deve scorrere senza andare in discesa libera, però deve permettergli uno spostamento fluido. La stessa cosa per quanto riguarda quest'altro asse, quindi spingendolo in questo modo, come vedete, va giù. Ok, questa è la forza giusta. La ruota è leggermente ovalizzata, quindi ha degli scatti, semplicemente perché è stata stretta troppo, ma essendo comunque un materiale morbido, poi tenderà a regolarizzarsi. E adesso, fatto lo step 1, lo step 2, non rimane che passare allo step 3. Quindi il montaggio delle cinghie e dei tre tappi, solo tre perché da questa parte è tutto coperto. Troviamo anche le apposite viti per poter serrare il tutto, quindi vi faccio vedere come si fa. Io utilizzerò questa pinzetta, voi potete utilizzarne una qualunque, anche una classica pinza, un cacciavite, eccetera. Con questa però viene molto più facile. Allora, si fa passare la cinghia sotto la prima ruota. Con questa pinzetta prendo la cinghia e la faccio passare da sopra a questa ruota dentata. Dopodiché, senza cambiare l'orientamento della stessa, la faccio passare da qua sotto. Adesso la afferro sempre con la pinza. La tiro. Ok, prima cinghia montata. Ripeto la stessa cosa dall'altro lato, dopodiché le metto in tensione allo stesso modo. E allora, per poter quindi serrare le cinghie e fissarle sulla struttura, bisogna utilizzare questo sistema e prevede che questa parte si inserisca all'interno del profilo, semplicemente posizionandola in questo modo e poi ruotandola automaticamente troverà la posizione corretta perché ha una forma particolare, da una parte è piatta, dall'altra parte è leggermente arrotondata, quindi ruotando si incastrerà. A volte può succedere che, dato che la cinghia è gommata, ovviamente faccia presa e quindi non ruoti. In quel caso potete aiutarvi con la stessa chiave a brugola, quindi spingendola, come vedete l'ho ruotata e adesso posso avvitare. In teoria dovrebbe girare automaticamente avvitandola, ma a questo vincolo della parte gommata fa grip, fa presa e quindi non riesce a ruotare. Stringete per bene, anche in questo caso non a morte, si formerà una piccola gobbettina sulla cinghia, è quasi inevitabile. E ripetete la stessa cosa dalla parte opposta, quindi nell'altra estremità. Quindi ho fissato la prima cinghia sia da questa parte che da quest'altra parte, l'ho messa in tensione semplicemente tirando questa parte prima di avvitare e come vedete
Abbiamo la cinghia ben tesa, il movimento è ancora fluido, evitate di farla troppo tirata. Allora, innanzitutto sciogliete per bene il cavo e distendetelo, altrimenti, dato che è arrotolato, potrebbe tendere a girare verso uno o verso l'altro lato e non va bene. Come vedete, abbiamo questi spinotti, questi connettori che combaciano perfettamente con il punto con il quale si devono collegare. E le misure sono differenti, quindi non potete sbagliare. Uno va al motore, quindi lo colleghiamo in questo modo, semplicemente premendo. Da questa parte troviamo il sensore di fine corsa e lo colleghiamo da questa parte. Qua troviamo il sensore di fine corsa, quindi lo collego e già per quanto riguarda i collegamenti è pronto. Però è un po' tutto volante, quindi dobbiamo mettere alcune fascette utilizzando i fori già presenti nella struttura. È arrivato il momento del nostro modulo. Si inserisce semplicemente facendo combaciare queste due slitte, si inserisce al suo interno, si fa scorrere verso il basso. Ok, e tramite questo grande pomellone lo bloccheremo. Collego anche il cavetto per l'incisore. Io lo spingo con una chiave a brugola perché effettivamente l'ingresso è un po' profondo. E adesso colleghiamo il display. Semplicemente, essendo magnetico, lo poggio nella parte frontale e poi con il cavo HDMI che vi ho fatto vedere poco fa, porto il segnale dal controller, che è un'uscita, fino all'ingresso del display. Adesso alimentazione elettrica e prima accensione in assoluto. Ma stavo quasi dimenticando di mettere i tappini e di farvi vedere il compressore. Quindi mettiamo i tappini innanzitutto. Questo si posiziona in questo modo, semplicemente premendolo. Ok, già è messo. E gli altri due nella parte posteriore. Adesso, ovviamente, dovendo utilizzare il compressore, utilizzerò questo sdoppiatore. Quindi facciamo così: maschio femmina, due maschi. Uno all'alimentatore ed uno al compressore. Si inserisce da questa parte e adesso potrò accenderlo ruotando questo pomellino. Ok, ed è anche silenzioso rispetto a tanti altri. Da qua possiamo regolare la potenza. Va bene, quindi passiamo direttamente all'utilizzo. Siamo quindi pronti per fare le prime prove, ma voglio farvi vedere intanto il sito del venditore, quindi andiamo sul sito della Atomstack, vediamo anche il prezzo, 1216,29 euro, il prezzo originario era 1403,56 euro e io spero di farmi dare anche il codice di sconto. A 33 watt nominali, anche se essendo all'interno di questo modulo 6 diodi da 6 watt ciascuno, in realtà sarebbero 36 watt, però tra i vari specchi eccetera, insomma qualcosa si va perdendo, quindi in questa immagine ci fanno un esempio di come sono disposti e raggiunge, come vedete qua, 33,92, quindi 34 watt. Potrebbe variare, potrebbe anche arrivare a 35, come potrebbe essere 32, 31. Nominali sono 33, 160 watt, ma in totale, quindi tra tutto quello che serve per muoverlo, tra i motori, insomma, il modulo, eccetera, in totale assorbe 160 watt al massimo. All'interno del controller c'è una scheda a 32 bit e le dimensioni del punto di incisione sono da 0,08 x 0,01, quindi come gli incisori da 20 watt, più piccolo di questo, essendo più punti laser che devono collimarsi in un unico punto, non si possono ottenere. Ma già 0,1 per 0,08, ragazzi, è un punto molto piccolo che vi permette di avere un'ottima precisione. E l'area di lavoro è 410 x 400 mm. Ora però accendiamolo e facciamo le prime prove partendo direttamente con un lavoro difficile. Voglio fargli tagliare questo pezzo da 19 mm, ovviamente utilizzando l'air assist e utilizzando una potenza che non sia eccessiva, perché lavorare al 100% sì, renderebbe il lavoro più facile, ma secondo me è una prova un po' superflua, perché il 100% di potenza, diciamo, significa sfruttarlo. Metto a fuoco. Questo sistema di messa a fuoco permette di utilizzare questo pezzo sia posizionato in questo modo, oppure se non utilizziamo questa parte che serve come filtro, infatti abbiamo questa lente che filtra i raggi dannosi del laser, rimuovendolo possiamo mettere a fuoco in questo modo, ma dato che io l'ho montato utilizzerò questa parte. E poi si ripone qua per non smarrirlo. Quindi l'accendo, andrà automaticamente in home, è già connesso con Light Barn. Ok, adesso farà un check con i sensori di fine corsa. Ho acceso tutto, accendo anche l'air assist, il pezzo è posizionato, vi faccio vedere anche le impostazioni. Quindi 400 mm al minuto, 90%, ho impostato 5 passaggi, vediamo quanti ne impiega per eseguire questo taglio. Ovviamente interromperò quando avrà completato.
anche se dovessero essere meno passaggi quelli necessari ad eseguire il taglio. Sembra che ci siamo, questo è il terzo passaggio. Ok, staccato, staccato. Ok, Light Barn ha fatto qualche capriccio, però pezzo separato e non c'è nemmeno bruciatura, ragazzi. Dito pulito, pezzo tagliato perfettamente con tre soli passaggi. Questo è un pezzo da 19 mm. E siccome si trova sempre qualche vecchio bacucco che pensa che ci sia qualche trucco, e allora calibro a zero, prendiamo il nostro pezzo. E abbiamo quasi 19 mm tagliato in tre passaggi. E questo considerate che abete pieno, quindi un pezzo di legno che non ha colla né altro. Se fate questa prova con del multistrato potrebbero volerci più passaggi, o potreste pure non riuscirci, perché se c'è troppa colla, ci sono scarti o beccate qualche nodo, allora in quel caso non sarà come questo, potrebbero esserci delle difficoltà, ma non è detto. E quindi facciamo una prova con del multistrato. Questo è però da 15 mm e mezzo, quindi mettiamolo al posto di quello di poco fa e facciamo la stessa prova. Facciamo una zoomata da questa posizione, così riuscite a vedere tutto per bene, e diamo il via. Nella prima parte c'è un taglio, ragazzi, non avevo acceso nemmeno l'air assist, che ho acceso adesso, quindi questo potrebbe influire. Questo è il secondo passaggio. Sembra che sia passato. Tra l'altro, su questo pezzo avevo provato con un altro incisore e non era riuscito perché c'è uno scarto. E quindi questa prova serve anche a farvi vedere questo dettaglio, più un altro dettaglio, che è quello che effettivamente c'è la possibilità che il pezzo possa prendere fuoco. Nel caso in cui ci sia uno scarto che impedisce il passaggio del laser, passando sempre sullo stesso punto, allora potrebbe ardere, potrebbe diventare carbone. Comunque vedete, il laser è già passato ma non si stacca. E adesso vi faccio vedere. Guardate, è passato, si è tagliato, ma non riesce a staccarsi perché abbiamo questo scarto all'interno. Quindi valutate anche questo. Facciamo la stessa prova più in fondo. Guardate qua, il pezzo si era carbonizzato, c'è la parte in cui c'è questo scarto, che non so che materiale sia, se sia colla o altro. Però proviamo a fare lo stesso taglio, ma in questo caso, anziché dove c'era lo scarto, un po' più in qua. Niente, Light Barn è completamente bloccato. Guardate dove c'è questo scarto, come fuoriesce il fumo dalla parte frontale. Questo pezzo è un po' strano. Questo è il secondo passaggio. Vediamo se con il terzo riusciamo. Ok, sì, si sta staccando, si è staccato, quindi interrompo. Come vedete, siamo riusciti a tagliare. C'è pure in questo caso poca bruciatura e qua non c'è, no, un pochettino il dito l'ho sporcato. Comunque il multistrato è così, c'è della colla come vi dicevo, e c'è la possibilità di beccare qualche scarto che non vi faccia lavorare bene. Fate attenzione. Scegliete con cura i pezzi da incidere, perché altrimenti rischiate di rovinare tutto e i pezzi non si staccano e quindi sprecate tempo, materiale, eccetera. E adesso proviamo sul compensato di betulla 3 mm. Come vedete, però qua c'è un cronometro. Per quale ragione? Perché l'utilizzo di un incisore laser così potente non è detto che serva per tagliare spessori elevati, anzi, solitamente si utilizza più che altro per tagliare velocemente. E voglio farvi vedere quanto tempo impiega per tagliare questo logo, quindi questo ritaglio di Spider-Man. Utilizzerò una velocità di 650 mm al minuto, 90% di potenza, una sola passata con air assist. Quindi diamo l'ok, Light Barn, oggi non ho capito cosa abbia. Facciamo un frame. Contemporaneamente accendiamo pure l'air assist, perfetto. Quindi diamo il via e vediamo quanto tempo impiega. Però devo mettere il cronometro, partirà qualche secondo prima, e metto pure un time lapse, quindi cronometro avviato, time lapse avviato, parametri invariati, play. Ok,
e ovviamente con un solo passaggio sta tagliando. E questo è lo scopo di utilizzare un incisore laser così potente. Fare lo stesso lavoro che si fa con gli incisori laser meno potenti, ma molto molto più velocemente. Quasi perfetto. Vediamo com'è tagliato, ecco. Allora, diciamo che forse se avessi impostato il 95%, oppure se avessi impostato una velocità di 600 mm anziché di 150, sarebbe andato meglio. Ma così i pezzi si possono staccare senza problemi, basta stringerli. E allora ragazzi, perdonatemi, ma è da 5 minuti che parlo da solo perché avevo dimenticato di registrare, non ho avviato la registrazione. Comunque è riuscito a tagliarlo, e questo è il pezzo con 600 mm al minuto, tagliato perfettamente, a differenza di quello a 650 mm al minuto, che in alcuni punti, come vedete, bisogna premere. In questo caso si staccano semplicemente spingendoli, però in un punto si è rotto, quindi ho voluto rifarlo per farvi vedere la potenza. Però peccato, non ho registrato, però questo è riuscito a meraviglia. E adesso utilizziamo l'incisore laser senza computer, quindi utilizziamo l'applicazione dell'Atomstack, bisogna connettersi, ricerca incisore, dovrebbe trovare la voce Engraver, ed è questa di qua. La password è 12345678 e 8. Perfetto, si è connesso. A questo punto torniamo alla nostra applicazione. Cliccando su file locali troveremo l'elenco dei file che sono all'interno della micro SD. Possiamo utilizzare la nostra applicazione, quindi cliccare sopra e confermare per avviare direttamente l'incisione, nel caso in cui però abbiamo dato tutte le impostazioni corrette tramite Lightburn. Quindi si può utilizzare indipendentemente dal computer, ma bisogna preparare il file al computer. Oppure possiamo utilizzare il display touch. In questo caso, come sempre, poco luminoso, purtroppo questi display della Atomstack hanno poca luminosità, ci permette di dare alcuni comandi. Quindi possiamo scegliere anche in questo caso il file. Dopo aver cliccato possiamo anche spostare il nostro modulo, come vedete risponde subito, quindi molto reattivo. Possiamo anche mandarlo in home e quindi procedere con tutte le varie impostazioni, diamo conferma, possiamo fare il frame eccetera, ma voglio farvi vedere l'utilizzo tramite il telefonino. Quindi selezioniamo di nuovo Spider-Man sfondo, confermiamo. A questo punto il file è già salvato per poter incidere nella posizione esatta in cui si trova, ma noi vogliamo fare anche un frame, quindi telaio. Sta facendo il frame di dove eseguirà l'incisione, corrisponde perfettamente come l'ho realizzato sul computer. Dopodiché andiamo su cominciare e inizierà a fare le varie incisioni e i tagli. Quindi cominciare, e come vedete sta realizzando la scritta, l'incisione è in corso, la vista passerà alla pagina dell'incisione, confermare, ok. Abbiamo anche la percentuale, possiamo eventualmente modificare velocità, potenza, il numero di passaggi, mettere in pausa oppure interrompere del tutto. E in questo momento sta realizzando un'incisione con una scritta, dopodiché ne realizzerà un'altra sulla destra. Creerà anche un frame per consentirmi di posizionare bene il pezzo che ho ritagliato precedentemente e poi ritaglierà la misura adatta per sporgere leggermente rispetto al taglio che avete visto prima. Quindi guardiamoci questo lavoro.
Adesso sta incidendo ad una velocità di 6500 mm al minuto al 30%, poi farà un'altra passata per rifinire meglio la scritta, sempre 6500 mm al minuto ma con il 60% di potenza, poi una linea a 6000 mm al minuto con il 40% di potenza perché per realizzarmi il frame, e poi il taglio, in questo caso essendoci la vernice, boh, non sapendo come andrà, io l'ho impostato a 450 mm al minuto, 95% di potenza. Meglio abbondare che defiggere. Questa è la scritta, come verrà, attualmente abbiamo solamente la parte rossa, ma poi verrà fatta anche la parte verde, appunto per rifinire meglio la scritta. Quindi ha completato il lavoro avviato tramite l'applicazione, sulla stessa poi appare un avviso, quindi incisione finita oppure interrotta. Confermare. A questo punto ci dà la possibilità di ricominciare, oppure possiamo anche creare un'immagine a mano libera e fare un disegno e quindi inciderlo. Questo è semplicemente per giocare. Possiamo scegliere fra le foto presenti all'interno del telefonino oppure risorse. Ci dà una stellina, una mela, una banana, insomma, delle immagini per fare le prime prove. Ma concentriamoci su quello che abbiamo fatto, quindi vediamo il risultato. Ovviamente ha tagliato, anche se in una parte ho dimenticato di avviare l'air assist, ma in questo caso, figuratevi, con questa potenza e questa velocità ha tagliato senza il minimo problema. Adesso sfrutterò questo contorno bianco per posizionare bene questo pezzo. Lavoro finito. Per me è a dir poco meraviglioso. Mi piace tantissimo, ragazzi, è davvero stupendo, pure perché, come sempre, all'incisione laser ho unito un po' di fai da te a colorarlo con le bombolette. In questo caso non è nulla di particolarmente artistico, però a me piace davvero da impazzire. Spero piaccia anche a mio figlio perché è un regalo per lui. E ovviamente non potevano mancare le prove con i colori sull'acciaio, anche se, ragazzi, questa è la prima volta che provo, quindi questo incisore non lo conosco e non so che risultati avrò. Vediamo quindi quanto tempo impiega per realizzare tutto questo disegno. Quindi, anteprima, ci vogliono 23 minuti. Va bene. Facciamo un frame, dopodiché diamo il via e vediamo il risultato. Ok, si inizia. Sembra che le prime parti stiano venendo già bene. Considerando che queste sono le impostazioni di un incisore laser da 20 watt che già vi ho recensito e che quindi potrebbero venire con colori differenti, ma a noi interessa vedere comunque che ci sia differenza tra una parte e un'altra e che quindi possa incidere con diverse colorazioni. Ebbene, ragazzi, già si vedono i risultati, si vedono i colori con diverse sfumature, quindi meraviglioso. Sembra che questa incisione, questo disegno, dovrebbe venire davvero spettacolare. Adesso sta facendo delle linee, non so in realtà se verranno bene oppure no, perché è un po' troppo veloce, 3000 mm al minuto, e sì, sta incidendo le linee a 3000 mm al minuto, queste saranno di colore nero come previsto dal disegno, e quindi il contorno dell'intera immagine. Qua ci sono i parametri, quindi linea 3000 mm al minuto, 70% di potenza, e il risultato è molto molto gradevole. Ok, e allora, ragazzi, l'ho pulito con un po' di carta, un po' di alcol, anche se ho graffiato leggermente la superficie, però guardate, queste sono le tonalità di colore che sono riuscito ad ottenere. Ci sono davvero tantissime tonalità, dal giallo all'azzurro, il blu scuro, blu chiaro, tantissimi colori. E queste sono le impostazioni per l'altro incisore laser. Qua ho dimenticato pure a riempire un fiore, vabbè. Ma così già si capisce molto molto bene. Le potenzialità di questo incisore laser sono straordinarie. Guardate quante sfumature di colore.
Stupendo, anche qua ho dimenticato una foglia, però è davvero meraviglioso. È stupendo come riesca a colorare, quindi a fare queste incisioni colorate, è davvero stupendo. Quindi ci dà la possibilità di passare da una gamma cromatica ad un'altra e ottenere dei risultati eccezionali. Guardate qua, davvero bellissimo, ma davvero molto molto bello. Sono soddisfattissimo. E ragazzi, un incisore laser capolavoro come questo con 33 watt non può che permettermi di ottenere questi capolavori. È stato lui a ottenerli, anche se l'ho colorato io, però ragazzi, un risultato meraviglioso ottenuto velocemente, come abbiamo visto poco fa, con diversi livelli di profondità, quindi mi piace tantissimo. Come mi piace tantissimo questa incisione a colori sull'acciaio con diverse tonalità. Per via dei riflessi non si vede benissimo, però ho riuscito comunque a vedere tutte le varie tonalità che vi ho fatto vedere anche poco fa. Ma perché non parlare anche del taglio sul multistrato da 15 mm? Tagliato perfettamente, ricordatevi sempre di controllare che il multistrato sia di buona qualità, perché altrimenti se ci sono scarti eccetera non riesce a tagliare. E cosa dire invece del pezzo da 19 mm, tagliato con tre passaggi? Ragazzi, un incisore potentissimo, il più potente che io abbia provato finora, che mi ha dato la soddisfazione di ottenere questi risultati, anche se per quanto riguarda questo a colori sull'acciaio, avendo utilizzato un file preparato per un altro incisore da 20 watt, in realtà il risultato non è proprio quello che volevo io. Ma immaginiamoci se io per questo file avessi impostato correttamente tutti i parametri, quello che sarei riuscito ad ottenere, perché già così è bellissimo. Ma io di Spider-Man mi sono innamorato. Questo quadro per me è bellissimo. Vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione, vi lascerò anche un eventuale codice di sconto. Se volete sapere qualche altra cosa, fatemi sapere, eventualmente vi risponderò giù. Ma ricordatevi anche di iscrivervi al gruppo degli incisori laser, quindi che vi lascerò pure nel link nel primo commento nella descrizione, perché là condividiamo tutte le varie esperienze, condividiamo tutti i vari parametri, insomma, ci aiutiamo fra di noi. Adesso vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!